Bentornati a tutti su Gimba Network, io sono quella volpe e non questa, quella, e oggi abbiamo un altro episodio dei Live Arcade e per il gioco di oggi, ragazzi, ho scelto Full House Poker. Cos'è Full House Poker? Full House Poker, diciamolo una quarta volta, Full House Poker è un simulatore di poker e come tale il suo gameplay consiste nel sedersi tranquillamente ad un tavolo da poker con altri giocatori che possono essere dei semplicissimi bot o anche amici che hanno scaricato il gioco che per la precisione costa 800 Microsoft Points o vale a dire circa 10 euro ed è un titolo che secondo me vale la pena di essere giocato ma che appassionerà soltanto gli amanti di questo genere di giochi. Mi spiego meglio, è un gioco molto simpatico che di sicuro piacerà anche a chi non è un fan di questi giochi, ma veramente coloro che lo giocheranno in maniera più assidua saranno per lo più gli appassionati di questo genere. Prima di iniziare a parlarvi in maniera più specifica di questo gioco, ci tengo a precisare che quelli che giocherete in questo videogame non sono soldi veri e penso sia già chiaro e né vi giocherete Microsoft Points equivalente comunque di soldi veri. Tutto quello che giocherete qua è virtuale, quindi non vi troverete ad avere problemi di alcun genere. Un piccolo problema magari vi si presenterà se non sapete appunto giocare a poker, perché l'unico gioco diciamo che si può fare con le carte scaricando Full House Poker è proprio il poker in stile Texas Hold'em, ovvero non è il poker classico con 5 carte in mano, ma ne avremo 2 in mano e le altre 5 carte verranno disposte sul tavolo in 3 turni, flop, turn e river. Lo scopo del gioco, mi sembra chiaro, è cercare di spingere gli avversari a puntare di più quando avete il punto migliore in mano, in modo da riuscire a racimolare un bel gruzzoletto sul tavolo da poker. Questo può avvenire in ciascuna delle 3 modalità disponibili, il gioco libero a rientri, la partita di torneo e le sfide ai professionisti. Professionisti che sono chiaramente personaggi inventati ma che vi daranno comunque molto filo da torcere per via dell'intelligenza artificiale molto cattiva nei vostri confronti, questo c'è da dirlo. Io stesso mentre giocavo nelle sfide ai professionisti dicevo cavolo la fortuna sarà anche cieca ma allora io ho scritto sfigato in braille sulla fronte. Tralasciando la cattiveria dell'intelligenza artificiale, posso dirvi che la colonna sonora è molto molto piacevole e fa da accompagnamento perfetto, grazie all'ottima scelta e assortimento di lounge music, a tutte le vostre azioni che tra l'altro possono essere personalizzate, possono essere compiute infatti in maniera aggressiva oppure più riservata, dipende tutto da quello che volete far capire agli avversari. Interessante la trovata degli sviluppatori per cercare di riempire quei piccoli momenti di vuoto e di, se vogliamo, noia che si hanno quando gli avversari stanno facendo la loro mossa, introducendo un sistema di trucchi con le fish, ovvero potrete mettervi a giocherellare con le fish e il vostro personaggio, alla pressione di una combinazione di tasti, realizzerà effettivamente dei piccoli giochini con i gettoni. Ma anche per oggi abbiamo finito, io ricordo sempre a tutti di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi nessun video e invece per gli aggiornamenti potete seguirci sulle pagine Twitter e Facebook semplicemente cercando Gimba Network. Da quella volta questo è tutto, passo e chiudo, bene!